Com'è fatto il super abaco? È un abaco in base 10 chiuso in una cornice, quindi con nettamente distinte le posizioni delle unità, delle decine e delle centinaia, senza pericolo di cambiare le posizioni, e con la pallina numero 5 molto più scura, in modo da dare un punto di riferimento. Se ad esempio a Francesca chiedo, scusami Francesca, prendi 7, lei prende immediatamente il 7 senza bisogno di contare le 7 unità. Con il super abaco possiamo fare addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni. Proviamo un'addizione molto semplice: 245 più 23. Leggi, Nicola. 268. Beh. Se invece vogliamo fare una sottrazione, vogliamo togliere 132. Quanto viene, Nicola? 136. Benissimo. Possiamo fare anche sottrazioni molto più complesse. Togliamo 4. E togli ancora 4. Il risultato è 128. Benissimo. Azzeriamo tutto. Possiamo fare anche le moltiplicazioni. Se ad esempio voglio fare 23 per 4, come faccio? 4 per 3, 12. E registro 12. 4 per 2, 8. 8 cosa? Decine. Quindi? 92. Molto bene. Bambini, cosa vi piace fare col super abaco? Moltiplicazione. Contare.